Siete incuriositi da Halo Infinite e vorreste recuperare la saga di Halo, ma non sapete da dove partire? Io sono Glacial Sphere, fan di lunga data di Halo, e questo contenuto è fatto apposta per voi. Halo, infatti, è una serie di videogiochi, e non solo, che va avanti ormai da più di 20 anni, di cui sono usciti capitoli principali, spin-off, prequel, sequel, giochi di genere diversi, e per coloro che si affacciano per la prima volta, il tutto può risultare parecchio caotico. Dopo questo video, avrete gli strumenti necessari ad iniziare nel migliore dei modi il vostro viaggio su Halo. Per prima cosa, vi spiegherò perché non, e sottolineo non, bisogna iniziare da Halo Reach. Poi vi indicherò quali sono gli spin-off che vale la pena giocare per capire la trama e la lore di Halo, e quali invece quelli che potreste saltare a pie pari. Ed infine, vi darò l'ordine corretto da seguire per chi volesse giocare la saga per la prima volta e godersi al massimo la trama e l'evoluzione di gameplay. Ma prima di addentrarci nel cuore del video, vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento, di iscrivervi al canale attivando anche la campanellina e di condividere questo video con i vostri amici che, come voi, vorrebbero iniziare il loro viaggio su Halo. Perché non dovete iniziare da Halo Reach? Prima di rispondere a questa domanda, riassumo velocemente l'ordine di uscita dei giochi di Halo prima di Reach, così da darvi un contesto a ciò che sto per dire. Nell'ordine sono usciti nel 2001 Halo Combat Evolved, nel 2004 Halo 2, nel 2007 Halo 3, nel 2009 Halo Wars e Halo 3 ODST, ed infine nel 2010 Halo Reach. Sicuramente alla domanda «Da quale Halo dovrei partire?» vi sarà capitato di leggere più volte la risposta Halo Reach, perché cronologicamente gli eventi narrati in Halo Reach vengono prima di quelli di Halo 1. Faccio una piccola delucidazione perché immagino di riferirmi a persone che sono a digiuno dell'universo di Halo. Halo 1 è Halo Combat Evolved. Ed effettivamente è vero, Halo Reach è un prequel di Halo Combat Evolved. Ma allora perché io sconsiglio fortemente di iniziare da Halo Reach? Il perché è presto detto, e per farlo capire immediatamente a molti di voi farò un'analogia con Star Wars. Infatti, sconsiglio di iniziare da Halo Reach per lo stesso motivo per cui si sconsiglia ad un nuovo spettatore di iniziare dalla trilogia prequel di Star Wars. Infatti, nella trilogia prequel di Star Wars ci sono dei personaggi e delle situazioni che risultano interessanti ed emotivamente impattanti solo per chi ha già visto la trilogia originale. Il percorso di Anakin diventa affascinante proprio perché sappiamo già come diventerà quel personaggio. Siamo curiosi di vedere Yoda e Obi-Wan perché siamo già emotivamente legati a loro grazie ai film della trilogia originale. Uno spettatore che invece inizia dalla trilogia prequel non ha quel bagaglio emotivo e per lui Obi-Wan, Anakin e Yoda sono solo dei personaggi qualsiasi. Per lo stesso motivo, Halo Reach risulta un capitolo di Halo molto bello e godibile per chi si è già giocato almeno la prima trilogia di Halo, ovvero Halo Combat Evolved, Halo 2 e Halo 3, ma può facilmente risultare un titolo di fantascienza anonimo e straniante per chi invece dovesse entrare nell'universo di Halo proprio tramite Halo Reach, senza avere la minima idea di cosa sia uno Spartan, di chi siano Cortana, il Capitano Keyes, la Dottoressa Halsey o i Covenant. Oltre a questa motivazione di trama, sconsiglio di iniziare da Halo Reach per non avere un brusco arretramento delle meccaniche di gioco e del comparto tecnico, passando poi da Halo Reach ad Halo 1. Infatti, tra i due giochi sono trascorsi ben 9 anni, due generazioni complete di console, oltre all'esperienza che lo studio di sviluppo, Bungie, ha acquisito in quei 9 anni in cui si erano occupati della saga di Halo. Passare da Halo Reach, che è stato il loro apice a livello di gameplay e comparto tecnico, a Halo Combat Evolved, che invece fu il loro primo videogioco di Halo e come tale si porta dietro tutti i limiti del caso, è uno scarto troppo grande che potrebbe pesare tantissimo ad alcuni videogiocatori. Infine, Halo Reach rappresenta a livello simbolico l'addio di Bungie alla saga di Halo, che sarebbe poi passata a 343 Industries, mentre Bungie si sarebbe lanciata nel suo nuovo progetto multipiattaforma, un certo Destiny. Quindi, iniziare una saga dal capitolo che simboleggia l'addio dello studio di sviluppo è parecchio anticlimatico. Detto ciò, spero di avervi convinto a non iniziare da Halo Reach.
E se siete tra quelli che invece consigliano di farlo, spero di avervi fatto capire perché secondo me è sbagliato. Ora andiamo a dare un'occhiata agli spin-off della serie. I capitoli principali di Halo, infatti, sono Halo Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 4, Halo 5 e l'ultimo arrivato, Halo Infinite. Gli spin-off invece sono Halo Wars, Halo 3 ODST, Halo Reach, Halo Spartan Assault, Halo Spartan Strike e Halo Wars 2. Andando per esclusione, vi dirò quali tra questi spin-off vale la pena di giocare per comprendere la trama di Halo Infinite e in generale la lore della saga. Inizio subito eliminando due di questi giochi, ovvero Halo Spartan Assault e Halo Spartan Strike, usciti rispettivamente nel 2013 e nel 2015, e il primo ambientato tra Halo 3 e Halo 4, mentre il secondo tra Halo 4 e Halo 5. Sono entrambi degli sparatutto con visuale isometrica, e sono entrambi felicemente skippabili. Oltre ad essere dei videogiochi mediocri, non aggiungono niente di interessante a ciò che già sappiamo. Uno dei protagonisti è il personaggio più antipatico dell'intera saga, e le poche informazioni di trama e lore che forniscono vi conviene leggerle riassunte da qualche parte. Io stesso ho intenzione di fare un video a riguardo in futuro. Ora tocca ad Halo Reach, e a malincuore mi tocca escluderlo. Non fraintendetemi, Halo Reach è un ottimo videogioco, e se vi appassionerete alla saga di Halo, ve lo consiglio caldamente, ma ha una storia abbastanza slegata dal resto della saga, non necessaria per capire il resto. E si arriva ad Halo 3 ODST, ovvero una campagna aggiunta ad Halo 3, ambientata tra gli eventi di Halo 2 e Halo 3, e che narra le vicende di una squadra di ODST. Pur avendo decisamente più collegamenti con il resto della saga rispetto ad Halo Reach, ritengo anche questo spin-off marginale rispetto alle vicende trattate nella saga principale. Restano gli unici due spin-off che ritengo davvero utili anche per il resto della saga, specialmente per Halo Infinite: Halo Wars e Halo Wars 2. In realtà la ciccia vera sta in Halo Wars 2, dove ci vengono introdotti gli esiliati e il loro capo, Atriox, gli stessi nemici che affrontiamo in Halo Infinite. Però, per godersi appieno Halo Wars 2, è ovviamente necessario giocarsi anche il primo Halo Wars, perciò ecco i due spin-off che vi consiglio di giocare, Halo Wars e Halo Wars 2. Inoltre, sono una delle esperienze più insolite all'interno dell'intero panorama videoludico, in quanto sono due RTS pensati per essere giocati con il controller. Eppure essendo semplificati rispetto agli RTS su PC, funzionano alla grande. Quindi, ricapitolando, ecco l'ordine che vi consiglio di seguire se volete approcciarvi alla saga parlando esclusivamente dei videogiochi. Si parte con Halo Combat Evolved, che segna l'inizio di tutto, introduce Master Chief, Cortana, il Capitano Keyes, i Covenant, l'Halo e altre cose che non vi dico per non farvi spoiler. Si continua con Halo 2, personalmente il mio preferito, che evolve il gameplay con delle aggiunte molto apprezzate e fornisce il punto di vista dei Covenant, introducendo uno dei personaggi più amati della fanbase, l'Arbiter. Si arriva così ad Halo 3, la conclusione della prima trilogia. Si passa poi al suo sequel diretto, Halo 4, che si concentra sul rapporto tra Master Chief e Cortana, sposta la narrazione dai Covenant ai precursori e segna l'inizio di una nuova trilogia. Il secondo capitolo di questa trilogia è Halo 5 Guardians, che personalmente è il capitolo che a livello di trama ritengo il meno riuscito e che narra le gesta della squadra di Spartan Osiris, capitanata dallo Spartan 4 Jameson Locke, durante l'inseguimento della squadra blu, capitanata da Master Chief, che risulta assente e ingiustificata. Dopo Halo 5 e prima di passare ad Halo Infinite, consiglio di giocare i due Halo Wars per conoscere i personaggi della Spirit of Fire e vedere in azione per la prima volta Atriox e gli esiliati. Potete recuperare l'intera saga di Halo, aggiungendo anche gli altri spin-off qualora lo vorreste, sia da PC sia ovviamente su Xbox. Nella Master Chief Collection, infatti, trovate disponibili Halo Combat Evolved, Halo 2 e le loro rispettive versioni Anniversary, che sono dei remake grafici alla Demon's Souls per PS5 o alla Crashing Saint Trilogy per intenderci, ma
una cosa che molti ignorano e che adoro di queste due Remastered Plus, è che in ogni momento del gioco, in Halo 2 persino durante le cutscenes, potete switchare dalla grafica originale a quella nuova con la semplice pressione di un tasto, ogni volta che vorrete. Inoltre, nella Master Chief Collection sono disponibili anche Halo 3 e Halo 4, e acquistabili separatamente sotto forma di DLC anche Halo 3 ODST e Halo Reach. Halo Wars e Halo Wars 2 sono recuperabili sia su Xbox che su PC, così come Halo Spartan Assault e Spartan Strike. Solamente Halo 5 non è disponibile su PC, ma solo su console. Tuttavia, pur essendo un titolo della serie principale, non è indispensabile giocarlo, anzi, gli sviluppatori stanno cercando in tutti i modi di passare oltre, ignorando e correggendo tutte le cavolate che hanno fatto con Halo 5. Infine, tutti questi giochi sono disponibili nell'abbonamento Xbox Game Pass, ed essendo relativamente corti, in media ogni campagna di Halo dura circa tra le 10 e le 15 ore, potreste, pagando uno o due mesi di abbonamento, giocarli tutti senza alcuna difficoltà. Se non siete dei collezionisti che vogliono per forza avere la loro copia del gioco, io all'abbonamento ci farei un pensierino. Inoltre, se aveste uno o più amici con cui giocarli, vi consiglio caldamente di recuperarli in cooperativa, poiché il divertimento decuplica. Tenete presente, però, che alcuni capitoli supportano solo due giocatori in coop, mentre altri fino a quattro giocatori. Detto ciò, il video finisce qui. Vi ricordo di lasciare un mi piace se vi è piaciuto o vi è stato utile, di commentare con eventuali dubbi o domande perché rispondo a tutti, di condividere il video con i vostri amici che vorrebbero iniziare a giocare ad Halo e di iscrivervi al canale attivando la campanellina, perché arriveranno altri video a tema Halo. Da Glaciosphere è tutto, al prossimo video!